nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, benediciamo il Signore per questo giorno, per la bellezza di questo giorno, per la bellezza di questo momento, perché certamente splende su di noi la bellezza del sole di questa giornata, ma soprattutto risplende su di noi la grazia del Signore e la bellezza di questa donna che il Signore ci ha dato come madre e come regina. Celebriamo l'Eucarestia sotto il suo sguardo e ci sentiamo in profonda comunione con tutta la Chiesa, con la Chiesa che è in Biella e che in questo momento vive nei tanti sagrati della diocesi l'Eucarestia, partecipando non virtualmente ma realmente alla celebrazione dell'Eucarestia che si sta svolgendo a Europa in questo momento. E tutti noi vivremo questo gesto antico, ma che provoca anche il nostro oggi, l'incoronazione della Sacra Effigie a noi cara della Madonna di Europa. Ecco, per poter entrare in profonda comunione con il Signore tra di noi, riconosciamo i nostri peccati, le nostre mancanze, le nostre autosufficienze. Imploriamo la misericordia del Signore, abbandoniamoci con fiducia all'abbraccio di Dio. Sulla testa del parroco, un pelo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Yeah.
preghiamo. O Dio, al tuo popolo peregrinante hai fatto brillare la Vergine Maria quale segno di sicura speranza e di consolazione. Concedi che sotto la sua materna protezione l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro delle cronache. In quei giorni Davide convocò tutto Israele in Gerusalemme per trasportare l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i Leviti. I figli dei Leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti di mandare i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cembali, perché elevando la loro voce facessero udire suoni di gioia. Così introdussero e collocarono l'arca di Dio al centro della tenda eretta per essa da Davide. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione a Dio. Terminati gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo in nome del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Allo sgabello dei suoi piedi. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Salvezza ai suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. Sorgi, Signore, tu e l'arca nella tua gloria. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra,
perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco, la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. Etergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In piedi acclamiamo il Vangelo. Secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai la luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. E rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque chiamato Santo di Dio.
figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Un caro saluto di cuore veramente a tutti. È bello per noi stare qui. È bello per noi stare qui in questo momento a celebrare l'Eucarestia, in questo giorno storico per la nostra diocesi. È bello per noi stare qui, Occhieppo, Pollone, Sordevolo. È bello per noi stare qui, cristiani che vivono in terra di Biella il Vangelo del Signore. È bello essere qui. È bello contemplare Maria come madre e regina. Maria è regina perché è madre di Cristo, perché è serva. È madre di Cristo, il Re. È serva perché Maria ha intuito e capito che nel vocabolario di Dio servire è regnare. È regina perché eccelle su tutte le creature in santità. In lei s'aduna quantunque in creatura è di bontade, dice il grande poeta Dante. Dove va Dio a cercare la madre di suo figlio? Dove va Dio a cercare la nostra regina? Manda l'arcangelo a Nazareth. Ma sapete che idea avevano quelli un po' studiati di Nazareth? Gli abitanti di Nazareth erano considerati dei trogloditi, dei primitivi, senza studio, né conoscenza, né civiltà. Ed era in parte vero, perché era gente che viveva nella maggior parte in grotte, gente bellicosa per definizione. Da Nazareth può mai venire qualche cosa di buono? Ma c'è una cosa peggiore. All'inizio Dio si era rivolto ad un uomo, e visto che le cose non erano andate poi così bene, adesso Dio si rivolge ad una donna. Ma come gli è venuto in mente di rivolgersi ad una donna? Perché in quel tempo una cosa del genere era pura fantasia, era pura follia. Eppure, e poi non c'è che dire, Nazaret di Galilea è proprio il posto peggiore in cui andare a scegliere la madre del Salvatore. Può forse venire una regina da Nazaret? Secondo le nostre valutazioni, le valutazioni del tempo soprattutto, no? Ma per fortuna le valutazioni di Dio non seguono quelle degli uomini. Nazareth non è una città gloriosa, in una regione rinomata o nota per la sua devozione, ma un paesino di poche case mai nominato nella Bibbia. In una delle regioni considerate di serie B dai benpensanti del tempo. E da chi va l'arcangelo Gabriele? Va da Maria. Per noi oggi Maria è un nome dolcissimo, ma non lo era affatto per quelli di quel tempo. Nella Bibbia esiste
un'unica Maria. Era la sorella di Mosè, una donna ambiziosa, rivale del fratello che ha cercato di fargli le scarpe e poi si è ammalata di lebbra, e la lebbra era segno della maledizione di Dio. Quindi il nome Maria rappresenta la lebbrosa, la maledetta da Dio. È per questo che dopo quell'episodio in tutta la Bibbia troveremo donne chiamate Rachele, Susanna, Giuditta, tutti i nomi che volete, ma Maria non appare più, perché era un nome che evocava la maledizione di Dio. Quando l'angelo arriva da questa Maria, quella di cui ci parla il Vangelo, le dice: ti saluto, o piena di grazia, ti saluto, o piena di grazia. Al centro di tutto c'è la gratuità di Dio. Se Maria può accogliere il compito di essere la madre del Messia, non è certo per meriti acquisiti sul campo di battaglia. Guardate che l'angelo dice a Maria: piena di grazia, non la saluta come la piena di meriti. Tu sei la piena di grazia, non la piena di meriti. Al centro c'è il gratis di Dio, nel quale tutto è possibile. Perché vedete, Dio non chiede mai il possibile. Perché se fosse possibile, lo faresti anche senza di Lui. Lo avresti già fatto tu. E invece è impossibile, perché solo se ti fidi di Lui sarà possibile farlo. Dio non chiede mai il possibile. A quello ci pensiamo già noi uomini. Dio chiede l'impossibile, perché solo con Lui lo possiamo realizzare. Anche in noi è possibile questo miracolo se lasciamo aperta la porta, se ci decidiamo a non considerare le chiamate di Dio esclusivamente come un premio per le nostre capacità e i nostri meriti, ma come un appello ad aprirsi alla sua imprevedibile novità. Quindi, se sei convinto di essere pieno di meriti, rilassati un po'. E se invece ti senti uno straccio da buttare, tirati su e lasciati raggiungere e amare. Che cosa vuole Dio? Dio vuole me, Dio vuole te, Dio vuole ciascuno di noi. Dio non ha che noi, Dio non può fare nulla senza di me e di te, ma può fare tutto con te. Allora il primo miracolo di Maria è quello di non essere scappata, di non aver trovato scuse, di non aver studiato alibi. Il primo miracolo di Maria è non essere scappata. Anche noi ogni giorno veniamo raggiunti dalla voce di Dio. Anche a noi ogni giorno Dio continua a domandarci qualcosa, si fa mendicante del nostro sì. Chiediamogli di non scappare, chiediamogli di saper rimanere, lasciando anche solo un poco socchiusa la nostra porta. La domanda è questa, il punto è questo: ma in che senso Maria è regina? Come esercita Maria questa regalità? Vegliando su di noi, suoi figli, i figli che si rivolgono a lei nella preghiera per ringraziarla o per chiedere la sua materna protezione, il suo celeste aiuto, dopo forse aver smarrito la strada, oppressi magari dal dolore o dal buio dell'esistenza. Noi ci rivolgiamo a Maria affidandoci alla sua continua intercessione, perché dal figlio che tiene in braccio il re ci possa ottenere la grazia, ci possa ottenere misericordia, che sono necessarie, grazie e misericordia, per il nostro pellegrinaggio lungo le strade del mondo, a colui che regge il mondo e ha in mano i destini dell'universo
noi ci rivolgiamo fiduciosi per mezzo della Vergine Maria. Da secoli è invocata, e anche noi qui nel Biellese la invochiamo. 8 volte, dopo la preghiera del Santo Rosario, nelle litanie lauretane, la invochiamo come regina degli angeli, dei patriarchi, dei profeti, degli apostoli, dei martiri, dei confessori, delle vergini, di tutti i santi e delle famiglie. Il ritmo di queste antiche invocazioni e preghiere quotidiane come la Salve Regina ci aiutano a comprendere che la Vergine, quale Madre nostra accanto al Figlio Gesù nella gloria del cielo, è con noi sempre, nello svolgersi quotidiano della nostra vita. Il titolo di Regina è quindi un titolo di fiducia, di gioia, di amore. E sappiamo che quella che ha in mano in parte le sorti del mondo è buona. Sappiamo che le sorti del mondo sono buone perché siamo in buone mani. Pensate, dal 1920 a oggi, quante volte la Madonna di Europa è stata incoronata dai tanti rosari e corone che i biellesi che ci hanno preceduto hanno pregato e recitato. Quante volte la Madonna è stata incoronata dalla preghiera degli umili, non tanto dei sapienti, dei piccoli, dei deboli. Maria non è incoronata solo oggi, Maria è stata incoronata tantissime volte in ogni rosario dei nostri vecchi, in ogni nostra preghiera del rosario oggi. Maria ha ricevuto sul cuore le corone che noi abbiamo posto, le abbiamo posto. Concluderei così, che Dio ha scelto di incoronare quelli che Lui vuole. Dio ha scelto chi incoronare, chi innalzare e chi rovesciare dai troni, a chi mettere e a chi togliere la corona. Pensate nel Magnificat, abbiamo lì la risposta. A chi ha tolto la corona? Ai superbi, ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ecco Dio a chi ha tolto e a chi toglie la corona, a chi non la metterà mai sul capo. Però Dio è un Dio che fa il tifo per una parte, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati. E ancora nella pagina delle Beatitudini, i beati sono gli incoronati da Dio, incoronati i poveri, gli afflitti, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati a causa della giustizia. Incoronati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno per causa mia. Ecco chi sono gli incoronati da Dio: la madre del suo figlio e gli incoronati del mondo agli occhi di Dio. Non i potenti, non i sapienti, non i ricchi, che vengono ribaltati via, ma vengono innalzati gli umili, come Maria, vengono ricolmati di beni gli affamati. Dio sta da questa parte, è un Dio partigiano, non è un Dio super partes, un Dio che resta neutrale nella sua totale lontananza da noi. Carissimi, il gesto che oggi la nostra Chiesa biellese compie, il gesto e il rito a cui assisteremo tra poco, sarà tanto più autentico e gradito a questa Madre, a questa Regina, se saremo capaci anche noi coerentemente di incoronare, cioè di riconoscere come nostri re e nostre regine gli ultimi, i profughi, gli abbandonati, gli schiacciati, gli indifesi, i dimenticati, quelli che scappano da guerre, dittature e totalitarismi.
No, basta con il dire prima i nostri, prima i poveri, prima gli afflitti, prima i perseguitati, prima gli indigenti, prima gli ultimi. Basta dire noi e gli altri. O ci salviamo insieme, ce lo ricordava Papa Francesco, o non si salva nessuno. O Vergine Maria, stendi il tuo manto su di noi, su questa generazione che ha avuto il dono di celebrare questa ricorrenza. Stendi il tuo manto di misericordia sulle generazioni che ci hanno preceduto, senza le quali non saremmo qui. Estendi il tuo manto sulla generazione che verrà. Cosa saremo, quale Chiesa ci sarà fra 100 anni? Soltanto il Signore lo sa, e nel suo cuore ciò che sarà della sua Chiesa e del mondo. Ma confidiamo in questa Madre. Con questa Madre possiamo ricordare il passato senza spaventarci, vivere il presente senza angosciarci e attendere il futuro con speranza. O Vergine Maria, Regina di tutti i Santi, Regina del Monte di Europa, prega per noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. In Maria, Madre del Salvatore, Dio Padre ha rivelato la grandezza del suo amore. Per sua intercessione innalziamo le nostre preghiere. Diciamo con fede, ascoltaci, Signore. Perché tutta la Chiesa, e in particolare la nostra comunità diocesana, annunci il Vangelo con gioiosa fedeltà e lo manifesti con una carità attenta e premurosa verso tutti, specialmente i più poveri. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché alcuni giovani della nostra terra rispondano con generosità alla chiamata del Signore, che li attrae al sacerdozio ministeriale, a servizio del popolo santo di Dio. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché le nostre famiglie siano sempre più luogo di educazione alla vita e all'amore,
ad esse non manchi il lavoro, la capacità di accoglienza e vivano nella concordia e nella pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la quinta centenaria incoronazione della regina del Monte di Europa rappresenti un evento che incrementa la fede e matura l'autentica devozione alla Madre di Dio e nostra, ed insieme uno stimolo ad essere persone e comunità rinnovate, aperte e missionarie. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Questi attimi di silenzio, ognuno presenti al Signore per le mani di sua madre, le preghiere che ha nel proprio cuore. Dio onnipotente, che hai fatto grandi cose in colei che tutte le generazioni chiamano beata, per sua intercessione rinnova i prodigi del tuo spirito, perché possiamo benedire in eterno il tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
E ora pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, osiamo accostarci alla santa mensa dell'agnello. Il tuo Spirito consacri questi doni, come ha benedetto con la sua potenza il grembo della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancor più dolce e doveroso in questa festa della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santo Stefano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace, dono del Signore, sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Con uno sguardo scambiamoci un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione, due di noi sacerdoti saranno appena qui sotto, i due diaconi invece si metteranno al centro della corsia centrale. Oh.
preghiamo. Ristorati alla tua mensa, Signore, imploriamo la tua misericordia. Con la protezione della Vergine Maria possiamo essere saldi nel credere e pronti nell'operare, per Cristo nostro Signore. Amen. Ora invocheremo la benedizione e poi ci appresteremo a seguire in diretta, quindi partecipando, non da spettatori, all'Angelus e poi al momento importante, centrale della incoronazione della Madonna con la diretta da Europa. Al termine, finito tutto, prima di pranzare, ci sarà una sorpresa per tutti, una sorpresa significativa però, quindi viviamo poi ancora anche quel momento. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.